Dopo l'accusa di scisma è arrivata puntuale la scomunica per Monsignor Carlo Maria Viganò, una figura che in passato ha rappresentato la corrente dominante in Vaticano, poi finita subalterna con l'avvento dei gesuiti e che nel noto periodo sanitario era diventata improvvisamente popolare anche nel mondo del cosiddetto dissenso per le denunce pubbliche contro la violazione di diritti e restrizioni della libertà. Ma la scomunica non è certo arrivata per questo. Il congresso del Dicastero per la dottrina della fede si è riunito per concludere il processo penale extragiudiziale a carico di Monsignor Viganò, accusato del delitto riservato di scisma. Sono note le sue affermazioni pubbliche, dalle quali risulta il rifiuto di riconoscersi e sottomettersi al sommo pontefice, un verbo incredibile da utilizzare nel 2024, e poi anche il rifiuto della comunione con i membri della Chiesa a lui soggetti e della legittimità e dell'autorità magisteriale del Concilio Ecumenico Vaticano II, sottolinea l'ex Sant'Uffizio. All'esito del processo penale, Monsignor Viganò è stato riconosciuto colpevole del delitto di scisma. La rimozione della censura in questi casi è riservata alla sede apostolica, si spiega ancora nella nota, nella quale si indica che la decisione è stata comunicata oggi a Viganò. Come al solito, però, siamo di fronte a una lotta intestina di potere nel mondo della Chiesa che nulla ha a che fare con le battaglie di tutti per diritti e libertà. Non solo stiamo parlando di una figura totalmente non pervenuta per certe battaglie prima del 2020 o, se vogliamo, prima dell'avvento di Bergoglio, ma che ha fatto parte di una corrente vaticana che rimanda ad altre pagine poco chiare della storia, con buona pace anche della cosiddetta controinformazione ingenua, se non dannosa e stupidotta, che trasforma personaggi del genere in alfieri di non si sa esattamente quale bene comune. Si è arrivati a un papato di Benedetto XVI che faceva parte della corrente di Wojtyla, il massimo teologo di quella corrente, il capo del Sant'Uffizio di quella corrente. E si è arrivati però a un papato debole, presumibilmente, dico io, forse sotto ricatto. Però quel papato servì a fare in modo che i votanti di un conclave, i cardinali, il collegio dei cardinali, venisse profondamente mutato. Da chi? Da Benedetto XVI. Lo ha fatto liberamente? Bah, fatto sta che a un certo punto lui si è sentito male, era tanto debole, si è fatto da parte, gli hanno imposto il voto del silenzio, cosa strana, e in quel momento le nomine dei cardinali che erano state fatte creavano una maggioranza nel conclave favorevole ai gesuiti. E questo stranamente l'aveva fatto Benedetto XVI. Apposta parlo di un signore non proprio libero di stare ancora nella sua corrente. Quindi si arriva al conclave e viene eletto per la prima volta nella storia della Chiesa un gesuita. E i gesuiti hanno sempre di più dominato perché avendo in mano il potere, è chiaro, ricatti, infiltrazioni dappertutto, il potere del Papa e di quello che ne consegue intorno. Quindi a un certo punto sono stati colpiti i principali esponenti della corrente avversaria. Uno di questi è Viganò. Viganò era un potente della corrente, che era alleata di Marcinkus, della banda della Magliana, che copriva gli scandali, cioè non era un... È chiaro che poi dopo, quando vieni colpito, come accade sempre, cominci a parlare dei punti deboli della corrente che ti ha colpito. Questo avviene anche in politica da noi. E quindi ti metti a fare il critico, a guidare l'opposizione, e sembra che tu facevi parte di un gruppo di anime candide, della vera Chiesa. Ma quella non era la vera Chiesa. La vera Chiesa è una Chiesa spirituale, che è quasi defunta, che in buona parte è finita nel XVI secolo. Ne sono rimaste delle piccole tracce. Sono rimaste queste due grandi correnti, che non è che una è meglio o peggio dell'altra. Dal mio punto di vista, quella attuale dominante è molto più dannosa, perché non si può nemmeno più presentare come un vero e proprio cristianesimo, ma come una corrente dissolutoria del cristianesimo in qualche modo. Ma i fini di questa corrente, chissà se c'è ragione Steiner, perché diceva che i gesuiti non sono seguaci del Cristo, ma sono la compagnia armata dell'Anticristo. Poi ognuno lo giudica dei fatti di quello che avviene, insomma. Quindi questa è un po' la figura di Viganò, e questo è quello che sta facendo. Non vedo
Cioè, perché i gesuiti si sono decisi a accusarlo di scisma, che è peggio dell'eresia? Perché? Perché evidentemente non avevano più paura dello scisma. Lo scisma poteva impaurire, cioè poteva intimorire i gesuiti anni fa, quando ancora il loro potere non era diventato così consolidato. Poco dopo, nei primi anni di Bergoglio come papa, ci poteva essere il rischio di una forte, di un forte scisma. Ma loro riuscirono a non farlo fare, quindi è stata progressiva la missione di Bergoglio e dei gesuiti di alterazione proprio della tradizione, della cultura cattolica. Perché si teneva uno scisma vero e proprio o la creazione di una chiesa parallela, di un antipapa, tanto più che all'inizio c'era anche un papa vero, che era Benedetto XVI. E quindi grandi gruppi si potevano radunare, tradizionalisti, intorno a questo papa. Ma questo non è avvenuto. Loro evidentemente hanno degli strumenti di ricatto molto forti. Adesso il contesto degli anti-gesuiti è molto mal ridotto dopo anni di Bergoglio e quindi si può accusare qualcuno di scisma pensando, ritenendo che non si porta appresso chissà che cosa, poche cose. Questo almeno è nella percezione probabilmente dei gesuiti. Poi chissà, vedremo. In effetti non pare che intorno a Viganò ci sia chissà quale movimento capace di fare un enorme scisma. Si è parlato di cinque frati a Viterbo, di un po' di monache a Pienza. Insomma, non pare che ci siano gruppi di vescovi, gruppi di diocesi, paesi interi cattolici che vogliono fare lo scisma, insomma.